qualcosa che ha pagato di gennaio, dici la verità, una cena, un aperitivo, qualcosa di più? No, niente ancora, siamo appena rientrati e adesso ci metteremo d'accordo su cosa devo offrire, però a parte gli scherzi, sono contento per l'assist che ho fatto, però sono contento soprattutto per la vittoria finale perché ci serviva tantissimo, era fondamentale sia perché per noi sia perché abbiamo tenuto sotto una squadra importante come Ravenna. Non si sapeva più chi abbracciare lì perché parte della panchina è venuta da te, compagni da te, parte da Di Gennaro, lui è scappato, poi sotto la tribuna, insomma si capisce anche da queste cose che è Verona che gira e che va tutto nella stessa direzione. Esatto, stavo per dire questo, da questo ti accorgi del gruppo, dell'unità insomma che c'è nel gruppo, perché detto, si vede da quando facciamo gol che c'è tutta la squadra, compreso quelli che sono in panchina, compreso lo staff, compreso il preparatore atletico, il Marini, insomma sono tutti lì che vengono ad abbracciarci e che sono contenti quanto noi del risultato e del gol che abbiamo fatto. Usando un termine ciclistico, si prova ad infilarsi anche se ci siete solo voi nella fuga giusta. Questa volta 6 punti cominciano a diventare un discreto bottino, voi giustamente andate partita per partita, però il vantaggio, se fosse un'altra squadra avanti a voi di 6 punti, insomma, la guardereste con un certo rispetto. È chiaro che siamo contenti di queste 3 vittorie, siamo contenti di essere 6 punti avanti agli altri, però questo non ci deve far rilassare, perché ho detto come ci rilassiamo un attimo, gli altri ci azzannano, perché insomma, come diceva prima Garzon, sentivo il Pescara, adesso ha ritrovato insomma lo spirito e gli equilibri giusti, e quindi come noi sbagliamo, sono convinto che come noi sbagliamo una partita o due, loro ci acchiappiano, quindi non rimanere concentrati, queste altre 11 partite affrontarle al meglio e poi rilassarci solo magari dopo aver ottenuto l'obiettivo che tutti quanti noi abbiamo. Che cosa vi siete detti dopo queste 3 vittorie di fila? Che cosa avete capito? O forse avete capito prima di queste 3 vittorie di fila che Verona è davvero la formazione da battere? No, non sono queste 3 vittorie che ci hanno fatto capire questo. Noi lo sapevamo insomma, dall'inizio dell'anno, che siamo una buona squadra e che la società ha lavorato bene, ha speso bene, ha fatto gli investimenti giusti e magari a volte non i risultati non ci davano una mano, però noi siamo sempre stati convinti delle nostre possibilità, sapevamo dove potevamo arrivare e sapevamo soprattutto dove volevamo arrivare. Adesso la pausa e poi un altro impegno a casa di noi. Sì, adesso questa settimana ci alleniamo bene, poi da martedì penseremo alla partita col Potenza, che nonostante sia nei bassi fondi della classifica sicuramente sarà una partitaccia, perché loro verranno qua più delle altre squadre a difendersi e non sarà facile per noi sbloccare il risultato. Loro saranno sicuramente tutti 11 dietro la palla, però detto, poi ne parleremo la settimana prossima, però adesso rilassiamo, ci pensiamo a fare bene questa settimana, da martedì insomma, si pensa alla partita col Potenza.